Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla prima, diciamo, lezione, primo video riguardo l'elettronica audio. E con questa serie di video che andremo a fare ci inoltreremo quindi nel campo dell'audiofrequenza, ovvero un ramo dell'elettronica che ci dice che qualsiasi suono può essere convertito in correnti elettriche variabili che rappresentano la forma d'onda del suono, così convertito. Queste correnti sono dette appunto ad audiofrequenza, o meglio a bassa frequenza. Infatti hanno un valore talmente basso che hanno bisogno di essere amplificate. Come si vede da questo video, da questa immagine, io ho una forma d'onda sinusoidale. L'amplificatore mi dà in uscita la stessa forma d'onda sinusoidale, ma amplificata in ampiezza. L'ampiezza qui è questa, mentre l'amplificatore mi dà in uscita un'ampiezza più di grado più elevato. Quindi diciamo che il suono viene convertito in corrente elettrica variabile. E la corrente elettrica variabile come si rappresenta? Si rappresenta appunto con una forma d'onda variabile nel tempo. Tra parentesi, ricordo che la banda audio da noi percepibile è formata da frequenze che vanno da 20 Hz ai 20.000 Hz, dove Hz è l'unità di misura della frequenza e mi dice che 20 Hz sono 20 oscillazioni dell'onda in un secondo. Mentre 20.000 Hz sono 20.000 oscillazioni o cicli dell'onda in un secondo. Quindi, se rappresento l'onda di un segnale audio con una forma sinusoidale di questo tipo, questa è un'oscillazione completa. È un'oscillazione completa dell'onda. 20 di queste oscillazioni in un secondo mi danno 20 Hz, cioè avrò un'oscillazione ogni 0,05 secondi. Infatti, se moltiplico 0,05 secondi per 20, mi dà un secondo. Quindi 20 oscillazioni di questa onda in un secondo sono 20 Hz. E quindi in un secondo si verificano tutte e 20 le oscillazioni. Naturalmente 20.000 oscillazioni in un secondo vuol dire che avrò un'oscillazione, cioè un'onda completa ogni 0,00005 secondi, che è un segnale audio sempre udibile dall'uomo, perché tra 20 Hz e 20.000 Hz siamo nel campo dell'audio del suono che è udibile dall'essere umano e più specificamente da 20 più specificamente da 20 a 200 Hz avremo i bassi da 200 Hz a 2000 Hz avremo i medi, le onde diciamo medie, e da 2000 a
20.000 Hz avremo gli acuti o le onde alte. Ah, quindi bassi, medi e alti. Questi sono i range di frequenza per i bassi, per i medi e per gli acuti. Allora, abbiamo detto che il suono ha un valore talmente basso che ha bisogno di essere amplificato. Quindi, la corrente variabile in cui è stato convertito questo segnale audio ha un'ampiezza piccola. Ha un'ampiezza, piccola. È piccolissima. Come ad esempio quella generata da un microfono. Allora abbiamo bisogno di ingrandire questa ampiezza del segnale e per questo ci serve un dispositivo che mi faccia avere un guadagno in ampiezza del segnale. Quindi da questo segnale sonoro, che mi viene ad esempio da un microfono, attraverso un dispositivo che mi amplifica il segnale, avrò un guadagno in ampiezza del segnale. Ad esempio, se un microfono mi fornisce un segnale audio con una tensione di 5 mV, cioè 0,005 volt, difficilmente potrò udire da una cassa acustica questo suono, ma avrò bisogno di un dispositivo come l'amplificatore che mi amplifica questo segnale di un fattore altissimo per poter essere accettato dagli altri dispositivi che amplificheranno ulteriormente il segnale audio fino a renderlo accettabile per l'orecchio umano. Quindi, una volta amplificato questo segnale in ampiezza, potrà essere accettato da una cassa acustica e quindi potrà generare un suono accettabile per l'orecchio umano. Allora, dal microfono passeremo ad un preamplificatore, da un preamplificatore passeremo ad un amplificatore e da questo alle casse o diffusori. Ogni volta che il segnale passa da uno stadio all'altro, ottiene un guadagno. Ad esempio, se da 5 mV passo a 50 V, avrò ottenuto un primo guadagno che, se lo andiamo a quantificare, lo chiamiamo A, come amplificazione, oppure si può chiamare G come guadagno. Se ad esempio andiamo a fare il rapporto tra l'uscita del segnale a 50 volt diviso 0,05 volt mi dà un fattore di 10.000. Questo è il guadagno che ho ottenuto grazie all'amplificatore. Naturalmente, c'è un'unità di misura per il guadagno che è il decibel e in questo caso 10.000 decibel sono 10.000 di guadagno equivalgono a 80 decibel. Secondo una formula che mi dice che il guadagno è uguale a 20 per il logaritmo in base 10 della tensione in ingresso. Va bene, queste formule si possono lasciare stare, comunque l'interessante è sapere che ho ottenuto un guadagno in tensione. Ma abbiamo detto che il segnale sonoro è costituito da una piccola corrente che varia nel tempo. Questa piccola corrente
Se viene fatta circolare così com'è, va ad esempio nella bobina di un altoparlante. È vero che fa vibrare la membrana, traducendo così in suono le variazioni di corrente, ma essendo una corrente variabile piccolissima, di questo segnale, come ad esempio potrebbe essere quello di un microfono, se lo invio direttamente ad una bobina di un altoparlante, l'emissione sonora sarà debolissima. E quindi arriviamo alla conclusione che maggiore il valore di questa corrente variabile e maggiore sarà l'audio, che fuoriesce dalla cassa. Allora, i dispositivi, tra la sorgente del segnale audio e il diffusore finale mi dovranno dare anche un guadagno in potenza. Non solo un guadagno in tensione e quindi in ampiezza del segnale, ma avrò bisogno anche di un guadagno in potenza. E lo ottengo grazie a tutti i dispositivi, a partire dall'alimentatore, che deve essere adeguato, ci cioè deve essere un alimentatore che io sceglierò nel momento in cui voglio costruire un sistema audio che mi dia la potenza che desidero. Quindi parto da un alimentatore con certe caratteristiche di potenza e poi sceglierò un amplificatore con dei finali di potenza, cioè dei transistor finali dell'amplificatore, che in collaborazione con tutti i vari blocchi che costituiscono il sistema audio, mi fanno amplificare, quindi mi fanno circolare tanta corrente. E quindi dalla relazione P uguale alla tensione per la corrente, avrò che se circola tanta corrente, avrò anche tanti watt di potenza necessari per poter pilotare infine i diffusori acustici collegati. Quindi il guadagno che ottengo da un sistema audio con amplificatore è un guadagno sia in tensione, quindi per amplificare il segnale sonoro a livello di ampiezza del segnale, ma sia un guadagno in potenza, perché deve circolare tanta corrente che sarà sfruttata infine dalle casse acustiche per far vibrare la bobina delle casse acustiche e ottenere quindi un suono potente. Attenzione però che tutto dipende dal livello del segnale sonoro in ingresso. Infatti, se è piccolo questo segnale di ingresso, come ad esempio quello di un microfono, avrò bisogno di un guadagno in ampiezza elevato. Allora opterò per un ottimo preamplificatore, perché il preamplificatore mi dà un guadagno in ampiezza, un guadagno in tensione, un ottimo guadagno. Ma se il segnale invece sonoro è già di per sé con un'ampiezza grande, come ad esempio può provenire da un lettore CD e non da un microfono, avrò già un'ampiezza abbastanza ampia. Allora
avrò bisogno di un amplificatore che mi dia un guadagno più piccolo in ampiezza, quindi appropriato per questo nuovo segnale, e quindi un basso guadagno in tensione. E allora gli affiancherò un amplificatore con finali di potenza capaci di dare un'ottima potenza, quindi nel segnale di uscita. Quindi è un bilanciamento a seconda di quale tipo di segnale voglio amplificare. In tutto questo è da notare che l'alimentatore è il principale artefice di tutta la potenza, e quindi un adeguato alimentatore mi darà un'adeguata potenza in uscita. Bene, abbiamo parlato quindi di audiofrequenza. Dell'entrata di un segnale sonoro in un dispositivo che me lo deve amplificare, e del guadagno in ampiezza, del guadagno in potenza. Questi, diciamo, sono alcuni concetti base per cominciare a studiare l'elettronica audio. Nel prossimo video parleremo dell'impedenza. E poi cominceremo a studiare le varie classi degli amplificatori. Naturalmente studieremo il transistor BJT a giunzione bipolare, come polarizzarlo in zona attiva, perché è proprio lui il finale di potenza che mi darà l'amplificazione necessaria per mandarla infine alle casse acustiche. E così via dicendo, costruiremo un amplificatore. Allora, per questo video, diciamo, è tutto. Se sono riuscito a darvi un'informazione buona di questi concetti iniziali, io vi prego di iscrivervi al canale, così capirò che posso andare avanti nella discussione delle varie classi di amplificazione e descrivere in modo più chiaro tutto l'elettronica nell'audio. Per questo video è tutto, e alla prossima.